Ma un'idea di città precisa, noi su questo non demordiamo, le fogne, i grandi motori culturali, il teatro, lo ripetiamo, la casa del cinema, il fatto che una città da nord a sud, da Torre Pedrera, Viserba, dalle Celle, per arrivare a sud, non debba più, come dire, vedere la circonvallazione medievale, quella che passa sul ponte di Tiberio, il castello o i lungomari come delle autostrade, è una necessità. Noi qui facciamo una piccola grande rivoluzione. Vogliamo liberare il lungomare dall'essere un'autostrada dove si sfreccia, dove si va. Vogliamo irrobustire la rete pubblica di collegamento lungo l'asse della ferrovia fino a Riccione. Per questo, il tanto a volte non spiegato bene trasporto rapido costiero, che è un filobus elettrico che collega meglio il trasporto pubblico tra Rimini e Riccione. Se liberiamo il lungomare dal traffico, costruiamo un grande asse di attraversamento dalla Fiera Miramare. Dalla Fiera a Miramare, perché dalla Fiera si arriverà alle Celle dove c'è l'ingresso del cimitero, poi navigare Necesse, la Via Roma, fino ad arrivare a Miramare, un intervento su 17 incroci, semafori zero. Quindi da Fiera a Miramare, via i semafori, semafori zero, interventi su 17 incroci. Ci saranno rotonde, ci saranno interventi appunto specifici che faranno sì che non ci saranno tappi successivi se ti devi spostare, ad esempio, quando c'è la fiera verso il centro, verso Miramare, che intaseranno appunto questi tappi la città. Questo perché? Perché c'è un'idea, vogliamo liberare il lungomare, vogliamo che la città non si passi più da nord a sud dal ponte di Tiberio al castello, vogliamo utilizzare la statale 16 come asse di scorrimento, per questo la fluidificazione del traffico sulla statale 16 con la rotonda di San Marino e la rotonda di Montescudo. Quindi da nord a sud la città si attraverserà sulla statale 16, sull'attuale Adriatica, e attraverso questo asse mediano nel cuore della città che dalla fiera ti porterà direttamente a Miramare senza semafori. Quindi un'idea pensata, non un intervento spot, qui sì, qui no, 100 metri più in giù la fila, 7 milioni di investimento per una città che investe su ciò che serve.